Le ultime ore di mercato del Catania sono state certamente molto movimentate. Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Ciancio da Lecce nella tarda serata di ieri, è infatti sbarcato a Fontanarossa anche Alessandro Marotta. Il nuovo bomber rossazzurro che farà coppia con Nevi Scurial è arrivato alle 22:57 nello scalo catanese, come documentato dalle nostre immagini esclusive. Ad attenderlo il direttore sportivo del Catania Cristian Argurio, che lo ha portato a cena e poi subito a Torre del Grifo, dove da oggi è iniziata la sua avventura al fianco dei nuovi compagni rossazzurri. Per lui un contratto triennale come per Angiulli. Anche egli oggi nel centro sportivo rossazzurro, dove sempre nella giornata odierna, Jama inizierà la sua seconda vita con la maglia del Catania, a cui si legherà per 2 anni. Le novità non sono finite però, perché anche Luca Giannone, inseguito per anni, ha trovato l'accordo con il Catania e adesso si attende solo l'ok della sua società d'appartenenza. Sarà rossazzurro pure Andrea Vassallo, in arrivo dal Bologna, che lo scorso anno ha giocato con la Carrarese di Silvio Baldini segnando ben 5 gol. La rosa del nuovo Catania prende quindi forma sempre di più e il weekend sarà utile per far amalgamare vecchi e nuovi volti. Da lunedì invece la squadra inizierà gli allenamenti sotto la guida di Andrea Sottil, che avrà il compito di portare il Catania in Serie B senza passare dal limbo dei playoff.